Ciao amici, oggi parliamo di un semino piccolo piccolo con un grande potere. Io lo so, sono i semi di chia. È vero, i semi di chia sono fantastici, ma ne ho parlato in un altro video. Oggi invece parliamo dei semi di pompelmo. Quelli che butto via quando mangio il frutto? Proprio quelli, sapevi che sono un rimedio naturale dalle proprietà incredibili? Se volete conoscerle tutte, iniziate a mettere un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Prima di tutto, quando parlo dei benefici dei semi di pompelmo, mi riferisco all'estratto concentrato. Altrimenti, per assumere la quantità necessaria di principio attivo, bisognerebbe mangiarne chili e chili, e non è possibile. L'estratto di semi di pompelmo in realtà si riferisce alla sostanza ottenuta dalla sintesi dei semi di pompelmo, ma non solo, anche dalla polpa e dalla sostanza membranosa del frutto. Davvero? Non l'avrei mai detto, ma tu come sai tutte queste cose? Io leggo libri, mi sono documentata. Sì, ma con la cultura non si mangia. E figuriamoci con l'ignoranza. Ho approfondito la materia in questo libro, fortunatamente piccolo ma molto completo. Si intitola Le incredibili proprietà terapeutiche dei semi di pompelmo. È scritto da Alan Sachs e pubblicato dalle edizioni Il Punto d'Incontro. La casa editrice specializzata in salute naturale, proprio come me, è sponsor di questo video. Io questo libro l'ho divorato perché mi interessa moltissimo l'uso dei semi di pompelmo, sia per aiutare le persone nella mia professione di naturopata, sia per me stessa e la mia famiglia, perché cerchiamo di fare prevenzione e soprattutto di non usare antibiotici ma solo rimedi naturali. L'autore descrive numerosi casi nei quali l'utilizzo dei semi di pompelmo è risultato molto efficace, per esempio contro numerosi disturbi tra cui candida, infezioni intestinali, dissenteria, nausea, parassiti, herpes, forfora, raffreddore, mal di gola, influenza e anche acne, verruche e artrite. Questo è un rimedio che io personalmente ho sempre in casa. Io preferisco le capsule di estratto secco perché il liquido è molto amaro, davvero molto molto amaro, ma fa bene. E comunque sono efficaci entrambi. E nel libro viene spiegato per filo e per segno l'uso di tutte e due le forme. Simona, ma recentemente hanno scritto che i semi di pompelmo non funzionano. E certo, tutti possono scrivere qualunque cosa sul web, ma quando si tratta di sostanze con effetti sulla salute, bisogna basarsi sulle ricerche scientifiche. Per esempio su PubMed, il sito che pubblica le vere ricerche scientifiche, i benefici dei semi di pompelmo descritti in questo libro vengono dimostrati scientificamente. Comunque una parte interessantissima di questo libro è anche quella dedicata all'uso domestico dei semi di pompelmo, che anch'io non conoscevo. Per esempio si può fare uno spray fatto in casa e spruzzarlo dentro le scarpe contro le muffe e i batteri. Si può usare l'estratto di semi di pompelmo in lavatrice per disinfettare il bucato. Si possono lavare la verdura cruda e la frutta per avere un'igiene più che ottimale. Sempre in cucina si possono disinfettare i taglieri che, come sapete, sono un fantastico terreno di coltura e di crescita per i batteri. E non è il caso di mangiare prodotti chimici che poi ci mangiamo pure quelli. Ci sono molte idee interessanti su come usare i semi di pompelmo e in ogni caso nella stagione fredda sono indicatissimi per prevenire e curare i disturbi da raffreddamento. Così potete iniziare anche voi a sperimentare le incredibili proprietà terapeutiche di cui parla l'autore nel libro. Andate pure a vedere sul sito della casa editrice tutte le specifiche del libro. Anzi, se vi iscrivete al sito e fate un primo ordine riceverete uno sconto di 5 euro. Anche risparmiare fa bene alla salute, lo dico sempre. Bene, a questo punto vi consiglio di condividere il video, così anche i vostri amici possono beneficiare di questo rimedio naturale, i semi di pompelmo, e stare bene in modo trendy e sano, come piace a me e anche a loro, spero. Per vedere altri video dedicati ai libri del Punto d'Incontro o altri video con i miei consigli naturali, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, Natural. Ciao! Ma io quelli li butto via quando mangio il frutto. E figuriamoci con la... anche i vostri benefici.